La new entry di Amici 22 conquista all'istante il pubblico, parliamo di Angelina, la figlia del noto cantante Mango. L'appellativo, figlio, AD, non possiede più alcun significato e la dimostrazione risiede nel successo conquistato da LDA nel corso della scorsa edizione di Amici. Il figlio di Gigi D'Alessio ha saputo distaccarsi dalla figura del padre, sviluppando uno stile musicale unico ed inconfondibile. Ora, Amici 22 accoglie una new entry pronta ad intraprendere il medesimo percorso di LDA, parliamo di Angelina, figlia del noto cantante Mango. Angelina, new entry della scuola di Amici 22, gossip. La 21enne ha letteralmente conquistato il pubblico, così come i professori e la stessa conduttrice del programma. Una voce inconfondibile che meritava sicuramente il banco, a prescindere dall'eredità tramandatale dal padre. Lorella Cuccarini e Arisa hanno letteralmente combattuto per poter consegnare il banco ad Angelina, chiedendo più volte all'allieva chi preferisse come insegnante. La giovane possiede già una carriera avviata con singoli pubblicati e brani accessibili al pubblico a casa, eppure Amici potrebbe rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio per Angelina. La nuova cantante sarà in grado di seguire lo stesso percorso di LDA? Approfondiamo insieme l'argomento nel prossimo paragrafo. Amici 22, la new entry è la figlia di Mango. Angelina Mango ha debuttato negli studi Mediaset nel corso dell'ultima puntata di Amici, Lorella e Arisa avevano messo gli occhi sulla giovane, pertanto hanno entrambe proposto una sfida per poterla inserire nella scuola di Maria De Filippi. La prima ha richiesto un confronto tra Angelina e Ascanio, la seconda invece tra la cantante e Niveo. Alla fine, Arisa ha deciso di lasciare a Lorella l'onore della sfida. Arisa chiede a Maria di poter consegnare il banco ad Angelina, Vanity Fair. Angelina ha battuto Ascanio, aggiudicandosi un banco all'interno della scuola di Amici. A quel punto, Arisa ha chiesto nuovamente alla cantante di diventare la sua insegnante. Il caos, come sempre del resto, è stato domato dalla conduttrice del programma, Maria De Filippi, di fronte all'indecisione di Arisa. Ha chiesto alla professoressa di incontrare Angelina fuori dagli studi per poter chiedere alla diretta interessate se volesse proseguire il suo percorso al suo fianco. Nei prossimi daytime quindi assisteremo alla decisione definitiva di Angelina, sceglierà Lorella oppure Arisa? Staremo a vedere.